Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Questo è un gioco horror ambientato nel 1944 durante la guerra, tra l'altro in Italia, in cui vedremo gli orrori sia della guerra a livello, credo sia vero, che è un po'... a livello schizofrenico, non so come dirvelo. Quindi, iniziamo. La storia di Marty's Dead e i personaggi rappresentati sono un lavoro di finzione. Il gioco contiene scene che potrebbero mettere a disagio e parli sopra la panca la capra campa, sotto la capra la capra... Sì, ho letto che ci sarà un casino qui dentro. Quindi, per chi è sensibile, andatevene. Quella è la porta. Ok, sta caricando un pochettino, bravo, prenditi il tuo tempo, mia cara animazione. Che faccia di ca... Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono Giulia K? Che tu sia qui. Come Baby K? Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ah, va bene, non c'è bisogno, guarda. Tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra. Ok. Quando fui mandata a stare dalla tata. No, tata Lucia, manco io ci vorrei stare con tata Lucia. Nuovo capitolo, la leggenda. Estate 1929. Vedo un corvo dietro, sono bellissimi i corvi. Tata, mi racconti la storia della dama bianca? No, no. Aspetta, non questa sera. Io stavo scherzando. Sta salendo le nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Che storia di merda raccontate ai bambini? Ma perché è così cattivo? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Non è proprio così. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura. Quella lì potrebbe essere una bellissima ragazza per me. Una donna. E lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano. No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Dal titolo del gioco mi sa che Marta non è al sicuro. Guarda il gioco dell'oca, io ce l'ho! Bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Molto bella. Io sarò bella. Bella come lei. No. Tu sarei ancora più bella di lei. Senti, tata. Visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non le voglio bene. Mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? No. Ti prego, dai, poi dormo, promesso. Eva, promesso. Bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Okay. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Masochista del ca... Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Come ero felice. La dama bianca! Smash! Oh, posso muovere la camera? Leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Ah, guarda, è scritto lì. Ma date delle calze a sta bambina almeno. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio al collo di una giraffa. Isola del lago. No, no, fatemi uscire da qui, non voglio vedere sta storia. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Ah, loser. Prendi la parola o continua ad ascoltare? Prendo la parola perché so stronzo. Poverina però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. Te lo ordino, te lo impongo, continua a leggere. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia.
Beh, se non la posso avere io, non la può avere nessuno. Bella, bella mentalità. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Giusto, giusto. Prigione, no. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Si dice che infesti ancora quel lago. Il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Non è morto quel maledetto. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi nella vana ricerca del suo amore. Giusto, perché ovviamente i cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Perché la nebbia è fatta d'acqua. Prendo la parola, no, bimba merda, adesso ascolti. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei no. La memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. E che cosa fa agli altri? Cioè, a chi le capita fra i piedi, eh? Uccide. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Volevo tirare uno schiaffo alla bambina. Perché? Perché è una bambina. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa. Dai! Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Ok. Il congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Qualche minuto? Cercavo di fotografare gli animali, o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Porco due. Ah, guarda, posso fotografare qualcosa finalmente. Nuovo capitolo, il lago. Quindi già abbiamo visto un capitolo. Siamo al 16 luglio 1944. Oddio, abbassami sta sensibilità, che altrimenti faccio un 180 e mi rompo l'osso del collo. Già meglio, dai. Cosa posso tenere premuto e fare qualche foto? Sì. Magari. Oh, cosa devo fare? Ah, devo ricaricarla, credo. Non so come funzionassero le telecamere nel 44 in Italia. Non sono italiano. No, aspetta. Sono italiano, ma non ho vissuto nel 44. Ok, apriamo la macchina. Togliere il rullino vecchio. Che schifo i rullini vecchi. C'ho una macchina che funzionava a rullini. Tipo 20 anni fa. Anche se non c'ho 20 anni. Non so che fine abbia fatto. Comunque, mettiamo il rullino nuovo. Non era così vecchia la macchina che avevo. Sì. E poi wombo combo, entrambi i tasti, cavolo. Chiudere la macchina. Che lentezza. E sparare, animali di merda, adesso vi sparo con il mio flash. Attivare il temporizzatore. Capisco. Ci siamo quasi, devo solo mettere a fuoco l'immagine. Come si mette a fuoco l'immagine? Fai tu, perché io non so. Sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Va bene. Certamente, posso muovere l'obiettivo? Oddio, questa roba qui? Cosa hai visto, Ma è una persona. Devo aiutarla. Magari no, cioè, poi sarà già morta se la vedi messa lì. Aspetta, io non faccio niente, va tutto lei. Io dico se... Vabbè, muovo il mouse e basta. Ok. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Vabbè, al massimo si toglie il cadavere e torna come prima. Sono comparsi dei panni. Ah, si sta tuffando, mi tuffo, forza! È tipo tutto quick time sto gioco, non interagisco per nulla io. Okay. Piala, via, vi per nuotare, certo, vado. Vai pure un po' più in superficie magari.
Che cosa sto... Cosa sono ste canzoni tutte? Sembrano la Disney fra un po'. Uè! Che è successo, amica? Ma guarda, c'è una casa là dietro. Magari è scivolata. Tipo è iniziato a rotolare giù dalla collina. Subito che indossava un mio vestito. E tipo Sassi è andata a finire in mezzo al lago. È morta Marta? Sai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Marta è morta, Marta è morta, Marta è morta. Era mia sorella. Eccola! Mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Oggi piove. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Boh, fai un backflip che ti duri. Devo stare calma. Stacchiamo sopraccino. Dai. Marta non è morta. Senti, il battito magari. Non sento proprio nulla, non so te. Non è possibile. Non è possibile. Che fa? Gli esseri umani muoiono, ma non quando mai? Vero. Certo che no. Non so. Ma arrivano le bombe. Sì, ma come ha detto lei, comunque non c'è motivo di preoccuparsi, perché tanto le atomiche sono arrivate soltanto a Hiroshima e Nagasaki, quindi noi siamo a posto in Italia, no? Devo stare calma. Fascisti di me. Marta, 26 febbraio 1923. Ma perché si porta la collanina con il proprio nome? È data di nascita, che è un cane. Marta, 26 febbraio 1923. E certo. Te la metti tu, adesso tu diventi Marta. Marta fa parte di te. Tutto bene? No! Ma dove siamo poi? In che... Così che magari capisco l'accento e comprendo meglio. Chi è che parla? Cosa stai combinando? Corri! Vai, Erich! Mia sorella è morta! Aiutatemi! Mi sembra un accento del nord. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Non mi dire che ha fatto finta di essere Marta! Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente. Sì! Che schifo! Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Potevi dirgli è arrivata a casa, in realtà quella lì non è Marta. Di essere Marta. Per sempre. Che brutta cosa! Quindi no, cioè, nostra madre ci detestava e per farci amare abbiamo dovuto far finta di essere Marta. Quindi l'odio era puramente scaturito a caso, manco per la persona. Preghierina, il nuovo capitolo, il corpo, segno della croce o alzati? C'è Gesù che mi guarda, c'è la Maria che mi guarda, mi osserva, mi giudica, quindi sì, facciamo il segno della croce. Vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Certo, va, Manny è pure pronto per Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito. Anche Manny. Che possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. L'eterno riposo dona le signore e splenda la luce eterna. Allora, MJ, Manny Junior, lo chiamiamo MJ, se capite. Sarà lui ad accompagnarmi quando troveremo cose brutte. Perché lui è più facile da prendere e alzare, capito? Ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La gente. Ha sempre qualcosa da fare. Lui sta dormendo. Tutti. Adesso aspetta, lo piglia a schiaffi finché non si sveglia. Spazio per evidenziare i punti di interesse. Ok, posso interagire con un bel po' di cose. E là, un fucile. Perché sono sotto sopra? Capito? Siamo nel 44. E vogliono imitare Mussolini a metterli sotto sopra. Mi pare buono. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Toscana? Li deve aver lasciati qui la tata. De, babbo! Epina, qua, annuccia orta. Scusate, ragazzi, è più forte di me. E ovviamente lui mi risponderebbe, de, peffo! Svegliati, babbo! Il babbo deve essere sconvolto.
Lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte. Posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti. È vero! Puoi vedere come reagirebbero le persone alla tua morte fingendo di essere il tuo gemello. Porca vacca. Magari lo potremmo dire al babbo e basta. E niente alla madre, dato che ci detesta. Magari cose che mi interessano. E nostra madre sta qui. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla. E non guarda alla forma. Esattamente. Porcaccio. E poi credo che qua due. E poi credo che queste due foto siamo noi. Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Però in qualche modo ti detestava, che schifo. Perché probabilmente una delle due è quella che è uscita prima. E quindi ho detto, ah, finalmente mi sono rotta sto dolore del parto. Ma poi è arrivata Giulia e poi ha detto, vaffanculo madre, io fresco comunque. E l'ha fatta soffrire il doppio di quando è uscita Marta. Maria, come va? Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Boh, a me qualsiasi cosa che riguardi la religione mi dà un senso di inquietudine. Le faccio le carezze. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... Schizofrenia! No, è solo tutta questa... L'ho detto, e qua impazziamo. I bastoni del babbo. Sono bellissimi, ma... Non so dire perché, mi hanno sempre fatto paura. Ti ci pigliava bastonato, cioè... Ascia, mia, dammi l'ascia. Ammazzo chiunque entri in questa stanza. Oltre al babbo, il babbo mi sta simpatico. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio. Spengerla. Sì, eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Ah, va bene, c'è Copenaghen. Ah, dipende dall'Italia, noi siamo in Italia. Ascoltiamo la frequenza di Roma. Comunque noi dovremmo essere a Firenze, ha detto babbo, quindi andiamo qui a Firenze. Ok, c'è questo qui a Firenze, lasciamo questo. 17 luglio 1944. La nostra famiglia commossa vi è vicina in questa grave circostanza. Sì, Ernesto, lecca culo. E famiglia. 17 luglio 1944. Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Ma va, Mock. Attilio D. Ah, siete dei pagliacci. Aspetta, adesso fammi vedere che cosa devo fare in questo momento. Aveva detto di accendere le luci. Qual è sta roba? Dove accendo con sta roba? L'accendino? Figo. Mi do fuoco ora. Ah, questa qui, la mega candela. Non l'avevo vista. Cosa? Enormi. Ci faccio una statua di cera della Madonnina con queste cose. Mia cara Marta, non sto cercando di evocare nessun demone. Quindi per favore, appena accendo la quarta, non ti risvegliare. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Zitta, madre. Oppure manda Marta. Oppure mando chi? Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo, non riesce a stare ferma un solo istante. L'apparenza è importantissima. Adesso fammi capire dove sono i fiori. Vado a picchiare poi pure mia madre in caso. Che faccio da culo? Lo dico soltanto perché mi odi, in realtà. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Allora, lo mettiamo al posto della croce o me li ficco da qualche parte? Parla Londra. Parla Londra? Mettiamo alcuni messaggi speciali. Sì, mi dica. Felice non è felice. Che grande messaggio! La mia barba è... Che cazzo? Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. What the fuck? All'entrata, giustamente. Bene, e adesso? La campana. Dong. Che succede? Chi ha chiuso la porta? Stai fuori, maledetto, tu non entri. Che cosa, madre? Sembra il caso di dormire proprio qui. Ma non posso bussare, tipo. Sì, devo essermi addormentato. No, tu dici? Oh, aprite! Di cosa parlano? Origlio. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Giusto? Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva. State commemorando quella morta, stronzo. Giulia è morta. Che discorso è questo?
Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita... Cosa l'ha fatto? È colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli, ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi. Ma l'hanno doppiato italiani sto film? Sono toscani non toscani questo. Ho detto film invece di videogioco, vero? Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Ma un po' esagerato, zia. Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Padre, ma che figa sei? Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Sì, insultami pure adesso. Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo... Ma cosa ha fatto Giulia a Marta? Insieme. Possiamo fotografare le farfalle? No. Non più. Non possiamo fare più niente insieme, vero? No, amico. Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. Ok, cosa è accaduto? La figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich Kappa, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Generale! Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Grandi carabinieri! Poi che cosa l'ha detto? La roba tipo Marta è sorda, non ho capito. La mamma non sembrava soffrire molto. Nah, stronzo. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. Ma che cosa hai fatto? Sarebbe meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Lo dovevi dire a qualcuno. Cominciai a fare quei sogni orribili. Che fa? Adesso mi devo vedere il sogno? Ah, io, Marta. No, io sono Marta. No! Io Marta. Ecco, io scelgo Marta, vai. Marta. Ha trovato? No, Marta. Che cosa ha fatto Marta? Ha trovato una dolce morte, scusa. Ha perso la sua vita. Sì. Come anima. Cioè, quindi è viva perché noi la rappresentiamo, ma la sua anima è morta perché in realtà la vera Marta è morta. Vabbè, capito. Cosa intendi dirmi? Marta. Marta faceva i boccaci. Ma gli ha scattato la foto mentre cercava di salvarla? No, curiosità. Figa che faccio! Certo, te la puoi lavare la mattina. Sono andato a fare un bel bagnetto così nell'acqua gelida ad affogare, perché no? Fortissima oppure pesantissima, riesce a camminare sul fondale. Allora, loro. E dai, ma non è che ogni volta posso sbagliare il 50-50, porca vacca. Io ho rubato, perché qua ovviamente accezioni negative, la sua vita, ecco, ho rubato la sua vita. Perché prima tutti mi odiavano, adesso tutti mi amano perché faccio finta di essere Marta. Ah, vabbè, non vita ma identità, perché ormai la vita è andata di Marta. Quindi la sua identità, sì. E in parte la sua vita, in questo modo. Ma allora, se avessi un fratello gemello a cui voglio tanto bene e muoio e prendesse la mia identità, buon per lui, cioè. Non è che avrei rancore, detto sinceramente. Se fosse veramente uno spirito. Anche se io non ci credo. Che stanno distruggendo 1000 violini in sottofondo. Ma che vanno fatto sti violini? Uè, Marta. Belli fiori.
Mi ricordano quelli di Ghost World Tokyo. Cosa sto facendo? Gli spello la faccia, scusami. Sono un pazzo totale. Cosa sto facendo? Mi sta a significare che le ho rubato l'identità e quindi la faccia. Dai, sbrigati. Quanto ci vuole a tagliare? Aspetta che mi prendo tutto il tavolo per usare il mouse, così riesco a fare tutto in una botta. Guarda qui come faccio tutto in una botta, bravissimo. Ah, bene, bene. La madonna, ragazzi. Sì, sai, questa qui è la parte in cui non dovreste rimanere se siete sensibili. Dai, via da qui. Tagliamo la faccina e ce la mettiamo noi, magari, tipo Leatherface. Che ne dici? Continuiamo, dai. Ah, bella de mamma. Cioè, bella la faccia de mamma. Sì, proprio Leatherface. Perché c'è giallo oltre la... Oddio, no! Aveva il filtro seppia negli occhi! Rimango sopra di te un altro poke. Bello. Era solo un sogno. Un orribile sogno. Questo sogno era proprio un pezzo di... Il volto di mia sorella. Lei è diventata la dama bianca. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Ma quanto sono basso? Invece il letto è vuoto. Ah, sono seduto, ok. E questa è la realtà. Guardiamo la fotina almeno, guarda. Bellissima, questa Marta e Giulia. Questa alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? E ora rip. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Non credo. Posso catturare l'anima di Marta. Le fai una foto mentre è morta, dai, Sium, la macchina fotografica. Nuovo capitolo alla stanza, innanzitutto. Devo trovare la macchina fotografica e togliere l'anima a mia sorella. Allora, innanzitutto ti direi di vestirti, maledetta, e vai in giro per casa mezza ignuda, no? Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Certo, allora cosa scegliamo? Vestiti. Nell'altro armadio. Guarda, io sceglierei quello bianco. Potrei forse scegliere quelli vecchi miei, però vabbè, ormai è troppo tardi. Fuff. Bene, l'hai indossato, bravissima. Ma quanti anni hai poi? Perché in caso la morte di Marta potrebbe avere un effetto, potrebbe affettare. Sì, affettare. Potrebbe affliggere in maniera differente la tua vita, credo. Sì. Più sei piccoli peggio è, no? Ma ragazzi, mi segue questo nuovo capitolo, ce lo vediamo un pochettino nel prossimo episodio. Perché finora abbiamo visto già un assaggio del gioco e già una bruttissima scena nel sogno della nostra cara Giulia. E nel prossimo vedremo come si svilupperà la storia di questa giovine ragazza con la madre che con tutti in realtà pensano che sia la sorella morta. E tra l'altro sarà anche molto bello perché è un'Italia del 44, quindi potremmo vedere un po' com'era la situazione decenni fa. Credo che si siano un bel po' documentati i creatori del gioco prima di farlo, no? Tra l'altro, effettivamente mi dà una sensazione di nostalgia questa stanza. Non so perché. E quindi, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video di Martha is Dead. E quindi, ciao, ragazzi.